Salve a tutti, Giuseppe che vi parla, oggi siamo... Ok, salve a tutti ragazzi, è Giuseppe che vi parla e oggi siamo qui per un nuovo episodio della serie delle custom map. Non so se questo posto vi è familiare. Sì, per chi mi ha seguito, è una custom map di nome La sfida del re, dove questo era l'ultimo, cioè l'ultimo posto che abbiamo visto nella custom map, quella custom map. E quindi era la scena finale, più o meno, no, più o meno, era la scena finale. E il creatore della mappa mi ha contattato ieri e mi ha detto che c'era un continuo di questa mappa, me l'ha inviato cortesemente e questo video, cioè questa map l'ho inaugurata proprio io perché ancora deve pubblicarla in Minecraft Italia e quando lo farà metterà proprio questo video. Quindi, per i nuovi che vedranno, cioè quelli di Minecraft Italia, oppure per i nuovi iscritti, se volete vedere gli episodi precedenti, cioè di questa mappa, quindi per chi non la conosce proprio dall'inizio, o si va a vedere i video precedenti miei, oppure proprio del creatore della mappa, perché anche lui li ha fatti, cioè ha fatto il video però della prima mappa, non di questa completa. Quindi, adesso basta parlare, già ho parlato troppo, e andiamo avanti. Allora, qui c'era la doccia. E dice, prima di tirare la leva, leggi il libro. Perfetto. Non è finita. Durante il tuo viaggio, il re è impazzito ed ha deciso di eliminare tutte le persone che lui non ritiene degne, ovvero tutti i poveri, tra cui i tuoi genitori. Adesso lui si è rifugiato nella zona residenziale della città. Ora il re vuole uccidere anche te. 1. Tira la leva e poi cerchi il meccanismo per scappare da lì. Trova la vecchia ferrovia per raggiungere la zona residenziale. Quindi dobbiamo andare nella zona residenziale tiriamo la leva e cerchiamo il meccanismo. Credo che scende la lava proprio come nel vecchio, cioè nel vecchio episodio, oddio. E voilà! Notte! Notte fonda! Non basta. Allora dormiamo per settare lo spawn. Ok, mi sto... Avete capito? Allora, qui... Sì, vabbè, lasciate stare. E andiamo di qui. Poi anche la storia della mappa è tutto scritto, cioè è tutto visto nel primo episodio, quindi non perdetelo. Andate a vedere o da me o dal creatore della mappa, che metterò sempre il link in descrizione. Allora, attenzione, probabilmente non uscirai vivo da qui. Sì, hai ragione tu. Non ti preoccupare. Sì. Allora, l'uscita è qui. Voilà. No, qui. Ho detto lì. No, qui. Vabbè, vabbè, ciao. Se incomincio a fare gli errori qui, figurati più avanti, figurati. Oh, dai. Che palle. Dove ci troviamo? Qui. Voilà. Attenzione. Qui c'è un buco, andiamo qui. Ci sono delle ferrovie. Seguiamo, eh. Seguiamole. Qui ci portano. Sicuramente sarà la via giusta. E infatti, credo, spero. Ok, al fine del tunnel riprenderò il video. Voilà, siamo fuori al tunnel e guardate che case spettacolari. Voilà. Quella è una casa, questo credo che è un castello. E complimenti al creatore. Bravo. E dai, fammi passare. Allora, verso la fine. Ok, la mappa è finita. No, scherzo. Allora, eccoti, finalmente arrivato nella zona residenziale. Gli edifici presenti in questa zona sono: Casa del Principe, Hague Tower, caserma, casa del re, giardino a zen e albero della vita. Per prima cosa devi recuperare un nuovo equipaggiamento. Si dice che chi riesca ad arrivare in cima all'albero della vita sarà degnamente ricompensato, però nessuno sa di preciso quale sarà il premio. Andiamo subito, credo, da quell'albero. Allora, regalo per i nuovi arrivati. Oh, grazie. Perfetto. Rimettere a posto libri e command block. Ok, giardino zen, albero della vita, casa del principe, Hague Tower e caserma.
Prendiamo l'albero della vita, come appena detto. E quello credo che sia l'albero, quello è il giardino. Andiamo prima all'albero. Albero della vita. Allora, metti sicuro gli oggetti che potresti aver trovato. Non ho trovato un cavolo, quindi andiamo bene. Notte e dormiamo. Dormiamo. No, parkour, no. Oddio, quanto era lungo. Ok, adesso ci metterò 365 giorni per arrivare sull'albero. Non vi preoccupate, perché il parkour, anche le cazzate, come appena sto dicendo, anche le cazzate, ci metto 350 giorni. No, qui, dove vado? Ok, perfetto. Va tutto liscio. Va tutto liscio, adesso dove vado? Allora, seguiamo queste. Seguiamo queste e ci portano qui. Voilà. Non cadere. Che mi arrabbio. Che bella quella casa, guardate. Che adesso basta, non guardate troppo. Se no mi fate sbagliare. Voilà. Voilà. Voilà, no, no, no. Che palle. Bastardo. Bastardo. Guardate come sono veloce. Oh. Voilà. 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 E voilà. E voilà. Che palle. Guardate. Come muoio. Vabbè. Vabbè. Prendiamoci la nostra spada. Salgo io, dai. Voilà. Siamo arrivati qui. Come vi ho detto. E adesso dobbiamo salire. Che culo. Questa è la strada? No. Di qua, credo. Dai. Ok. E va bene. Dove andiamo? Perfetto. Perfetto, un corno. Ma vaffanculo, va. Ok. Allora, qui. No, vabbè, allora ciao, eh. Adesso stacco il video proprio. E che palle. Rieccoci qui. Sì, eccoci qui. Se sbaglio di nuovo lo faccio da solo, eh. Ok. Allora, sono arrivato qui. Finalmente ce l'ho fatta. Adesso mi manca qui. Però, vorrei dire una cosa a credere della mappa. Io quando dormo qua, già ci ho provato. E ho settato lo spawn. Cioè, ho settato la notte e ho dormito. Mi ha dato un problema, cioè che una volta che dormivo mi faceva nascere ad un punto della mappa a cazzo. Adesso non lo so se il problema è proprio il letto che sta posizionando male. Io adesso lo posiziono qui. Qui, qui, qui. Oppure facciamo così. Non lo so. E perché il letto è posizionato male? Può darsi, eh. Non lo so. Che cazzo qui non si posiziona. Se no io muoio a deficiente. Quindi l'ho rifatto di nuovo proprio per questo fatto. Quindi adesso proviamo a spostarlo. Il letto, spostiamolo magari qui. Boh, che cavolo. No, è uguale qui. Deve spostarlo. Spostiamo qui. Qui lo spostiamo. Voilà. Proviamo se così mi manda all'altra parte del mondo. Speriamo di no. Cioè, quando muoio, logicamente, non è che mi porta dall'altra parte del mondo quando. Voilà. E adesso continuiamo. Se muoio, rimetterò la mappa. Devo fare tutto il casino, quindi non è colpa mia. Quindi, quando parlo con Floods, quando la metterà sul Minecraft, prima di metterla su Minecraft, correggi questo errore. Ok, detto questo,
Spero di non morire almeno, non riscontriamo questo problema. Voilà. Voilà. Tanto lo so che voi mi state molestando, cioè, con le parole. Per dire non sei buono, uccidi. Lo so. Non devo farci niente. Sì, non so fare parkour. Anche se nella vita reale io faccio parkour. Che palle però, ragazzi, su parkour. Cioè, è carino da farlo, perché giustamente uno deve perdere tempo, però in un video mi scuccio fare parkour. Tanto se muoio qua. Ecco. Guardate dove mi porta. Porca miseria. Ok, ragazzi. Allora, vi dico la verità. Ho usato la game mod, che adesso tolgo. L'ho usata perché non posso, cioè, non posso giocare normale. Perché se io muoio, ogni volta che salvo il checkpoint, muoio, dopo lo devo ripartire o da giù, quindi senza salvare il checkpoint, oppure se lo salvo, parto di nuovo da tutto il mondo da capo e quindi devo fare un casino. Quindi ho dovuto per forza usare la game mod. Vabbè, comunque, quindi sono stato sincero, ve l'ho detto, ma non è colpa mia. Allora, prendiamo tutto questo, body glove. I manufatti. Vediamo cos'è. Benissimo, hai trovato una spada leggendaria, la famosissima body glove. Ora vai nel giardino Zen, dove si dice ci sia il secondo manufatto. Ok, scusate l'interruzione. Dicevo, il secondo manufatto della zona. Secondo le leggende, si trova all'interno di una cripta. Voilà. Adesso dobbiamo scendere. Io adesso prenderei questa bella mela e cado. Che dite? Quello è sicuramente il giardino Zen, perché abbiamo visto da là. Me la mangio e addio. Sì. No, non ho salvato. Vabbè, mi vengo. Ok, eccomi qui. Come vedete, ho ricambiato la. Ho rimesso di nuovo la game mode normale per arrivare fino a qui. Allora, questo è il giardino Zen. Perfetto. Scusate tutti questi inconvenienti, ma non ci posso fare niente. Allora, dobbiamo trovare una cripta, credo. Spero. Guardiamo un attimo qui. Visitiamo un po'. Qui non vedo niente. Qui non posso andare. Com'è carino questo giardino, eh? E dai. Non vale. Non Eccola qui. Voilà. Fin aglia. Ready to fight. Apri la cesta. Apri la chest prima di spingere il bottone. No, che cazzo deve succedere? Shannon. Allora, hai trovato la cripta. Il manufatto al suo interno si dice che sia la famosa ma perduta armatura di Shannon. Cercala e quando l'avete trovata, cerca pure l'uscita. Ok, devo premere, credo. Ah, giusto. Che deficiente. Ci ho messo in norma. Ah, zio, eccola qua. Vabbè, c'era uno scheletro. Ok. Oh, ok. Mettiamoci questi. Un'ennesima figura di che merda. Ok. Go home. Voilà. Just inizia lo show. Allora. Ora sei più che equipaggiato. Per prima cosa bisogna che vendichi i tuoi genitori, uccidendo il principe e le sue guardie. Uno di rinciti a casa del principe e fai scoppiare un gran casino. Casa del principe, voilà, casa del principe, voilà. Ok, perfetto. Vediamo dov'è la casa del principe. Dritto, dritto, dritto.
dritto, dritto, non lo so se è quella. Casa principe. Ok, di qua. Perfetto. Com'è carina questa su map. Casa del principe. Casa re, perfetto. Suona il campanello per entrare. Con il cavolo. Ok, principe. Allora, questa è la casa del principe. Entra ed uccidi il principe. Probabilmente sarà protetta dalle sue guardie del corpo. Una volta che hai finito, cerca altre istruzioni nella camera a letto del principe. Primo piano. Olè. Posiamo questo. Suona il campanello per entrare. Ok. Credo che possiamo andare. Ok. Che è sti pistoli? Ah, però con i pistoli mi... Go, cazzo! Oddio! Oh, quanti sono? Cazzo, cazzo, cazzo! Sono morto! Oh, cazzo, 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 via, via, via! Ah, al sole muoiono! Sono un camper! Dai, deficienti! Ah, si stanno uccidendo da soli! Sono aperte le scommesse, dai! Cavolo, questi mi uccidono! Ahia! Che cavolo! Dicevo, guardate, guardate, stanno discutendo cosa fare di me. No, non uccidetemi. Come devo aggirarli? Oddio, guardate dove ne sono. Ah, guardate lì. Ah, deficienti. I zombie sono quelli più deficienti, invece i zombie sono un po' più deficienti. Sono delle menti più avanzate. Ah, questo c'ha il copricapo. Ok, stavo scherzando, anche gli scherzi. Cazzo, 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 dai! La strage del sabato sera. Guardate quelle che sono, che cazzo! Oh, cazzo, sono incastrato! Qualcuno mi aiuti! Ok, ho questa. Che deficiente che sono. Adesso mi fate un cavolo. vabbè, non andare a Barcellona però. Che pare. Devo muovermi che ho l'effetto della. Cazzo! Guardate quanti ne sono! Oh cazzo, se non c'è neanche la luce del sole. Oddio! Oddio che lag però. Lagga troppo, sono troppi mob. Giorno! È arrivata la vostra fine! Ludini ludini! Ludini vermi! Cazzo corri! Guardate come sono deficienti! Crepat! Brutti scheletri intelligenti! Uccidi il tuo amico! Ok, basta fare gli scemi. Andiamo ad ucciderli. Ah, guardate quanti ne sono morti con il sole. Sono intelligente. Troppo. Dai, quanti cazzo. Sono facendo i bagni. Mettere la party? Anche io voglio partecipare. Che no, è scazzottato. Raga, scusate per il lag, però. Sono me sono. Guardate quanti ce ne sono dentro, perciò mi lagga. Che cavolo, aia. Ma chi è? Vai, Rambo mi fa una bocca. Oh, che cavolo, e dai. Quanti cazzo ne sono? Meno male che c'ho questa spada. Vai, maiale! Maiale potente! E mangiare l'erba, vai. Cioè, l'erba, sì, ma io il maiale mangio l'erba. Che intelligente. Quante cazzo ce ne sono? Uccidiamo questi scheletri bastardi. Ok, sto crepando. Via, 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 via. Ok, ne uccido un po' e poi riprendo, dai. Ok, ragazzi, ormai sono passati 3 giorni. Mi sono accampato qui. Sto da ormai da 3 giorni. Non ce la faccio più, ho la barba lunga. Non sono ancora. Ce ne sono ancora lì, all'angolo. Guardateli.
Ormai danno una festa. Li aggiro. Camperone del merda. Vediamo quanti dietro riesco a diventare. Intelligente. Oddio, sono rompendo tutto. Guardate, tant'è che ce ne sono, mi lagga un casino, mano. Ah, finalmente ho fatto gli scheletri da solo. Da soli. Finalmente gli scheletri sono lì. La porta è libera. Chiuditi! Io continuo a uccidere lì, dai. Finalmente! Sono crepati tutti. La casa è mia. Riccone di merda, guardate un po'. Alla TV in 3D. Dove sono gli occhiali? C'è il pistone che mi fa laggare, però. Porco pistone. Allora, vediamo un po' cosa c'è in queste casse. Quanta roba che c'è, principe. Non c'è un cavolo. Vabbè. C'è anche la torta qui. Andiamo a controllare il lato superiore, il piano superiore, ovviamente. Voilà. Queste sono le stanze. No, quante cazzo di stanze? Andiamo a visitare prima là fuori. Voilà. Che bella balconata. Una bellissima, un bellissimo panorama. Questa è la casa del principe. Un'altra TV in 3D. Gli occhiali dove sono? Che figata. Il re. Una lettera dal re. Il principe non c'è qui. Sarà andato sicuramente a rifugiarsi a casa del re. Vai davanti alla casa del re. Ho ucciso 750.000 mob e adesso il principe non è qui. Adesso mi sto arrabbiando. Anche se però dovrei dormire un attimo, perché se muoio devo ripartire da 750.000 km indietro. Quindi mi conviene dormire. Oh, questo è il bagno. Che cavolo è? Voilà, e c'è un altro piano. Che cazzo? Guardate quante frecce. Toro. Non c'è niente. Sì, vabbè, mo metto a aprire tutte le fornaci. No, vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cioè, andiamo giù. Ah, no, si sale ancora? 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 Si sale ancora? Vediamo se ci riusciamo a scendere più velocemente qui. Una piscina col ghiaccio. Ah! Aia. E voilà, andiamo via da qui. Che mi fa solo laggare questo posto. Perfettamente perfetto. Allora, guardate quante carte. Marcia. Adesso andiamo a dormire, perché devo settare lo spawn. No, ci sono mob vicini. Dove sto mob? Ormai sono sparsi zombie in tutta la mappa. Io però non lo vedo. E dai, che palle, fammi dormire. Voilà. Almeno sto meglio. Cioè, abbiamo lo spawn. Allora, andiamo dalla casa del re. Casa del re, dove si trova? Oh, ok. Che meraviglia, ragazzi. Ok, direi di terminare qui il primo episodio. E quindi da adesso è tutto. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio. E metterò qui sotto il link in descrizione del creatore della mappa, la mappa in discussione. E niente, e i video degli episodi precedenti per chi non l'ha visti. Alla prossima, cioè alla prossima. Infatti, ciao a tutti.